highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, do you think of me? With the road ahead, it's coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. I remember it all. Windows down, empty streets, you were all I used to know. You and I, forever, forever ago. And you used to drive me home. This town so quiet, this time of year, with the road ahead, it's coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. I remember it all. Windows
do we love to know? Oh, somebody told me get lost. Somebody gave a heads up, but I just couldn't believe it. Little did I know. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Come avrete capito dalle immagini iniziali del video, oggi video sull'organizzazione del fasciatoio. Nelle immagini precedenti vi ho fatto vedere come ho sistemato le cosine appunto nel fasciatoio. Ho lavato i vestitini, io li ho lavati in lavatrice col lavaggio rapido. Calcolate che erano comunque vestiti che io già avevo, erano poche le cose nuove, avendo appunto un altro bambino maschietto nato nello stesso periodo di Lucas, quindi userò la maggior parte dei vestitini che sono di Mattias, e con detersivo ipoallergenico adatto ai bambini, e idem vale per la morbidente. Ho fatto un lavaggio rapido di una mezz'oretta in lavatrice, c'è il programma quello lì rapido, 30 gradi, e poi sono andata appunto a stendere i vestiti fuori all'aria. Io ho anche l'asciugatrice, però insomma ho preferito stenderli all'aria perché mi dava l'idea che col sole si disinfettavano meglio, venivano più puliti, e quindi ho aspettato ci fosse qualche giornata bella, anche se quest'anno sta facendo schifo il tempo, per non dire altro, per appunto stenderli. Poi sono andata a stirarli perché io stiro tutto, e sono andata appunto a posizionarli, a posizionarli qui nel cassetto del fasciatoio, e altri invece sono andata a metterli nell'armadio, quelli che serviranno più là coi mesi. Qua ho messo la taglia zero che io ho perché Mattias, come vi ho già detto in altri video, era nato un pochino prima, a 37 settimane un giorno, e quindi pesava 2,6 kg ed era lungo 47, quindi mi ricordo che mia mamma e mia sorella erano corse a prendere vestitini taglia 50, e altri li avevo presi io quando ero uscita dall'ospedale, quindi ho messo appunto la taglia 0 avendola, la 0,3 che invece è 56 cm, e invece di sopra ho sistemato già il 3,6, quello da 62 cm, così appunto li ho già lavati e pronti, e mi basterà appunto metterli poi nel fasciatoio. E basta, io direi che adesso vi giro e vi parlo nello specifico delle cose che ho acquistato, di come le ho organizzate, e avendo comunque già l'esperienza di aver avuto un altro bimbo, quindi vi giro e vi faccio vedere tutto. Allora, vi faccio una panoramica generale intanto del fasciatoio. In realtà non è un fasciatoio, ma è una cassettiera, ed è la cassettiera Malm di Ikea a 3 cassetti, e c'è anche a 4 cassetti, ma io l'ho presa appunto a 3 cassetti perché altrimenti non mi stava sotto la finestra del bagno. Come vi ho detto anche su Instagram, io ho scelto di mettere il fasciatoio in bagno, ovviamente perché ne ho lo spazio, ma soprattutto perché avendo avuto l'esperienza con Mattias, secondo me averlo in un'altra stanza è come non averlo, nel senso che a questo punto il bimbo potete cambiarlo sul divano, da qualsiasi insomma altra parte, vi basterà prendere solo quel fasciatoio lì e magari optare per una cassettiera normale in camera o per
un armadio. Ovviamente questa è la mia opinione, perché comunque, soprattutto magari anche se i bambini nascono in stagioni un po' particolari, farli prendere sbalzi termici dopo aver fatto il bagnetto eccetera non è proprio il massimo. Ovviamente è la mia personalissima opinione ed è per questo che ho scelto di metterlo in bagno, ovviamente avendo nello spazio, e l'ho scelto tre cassetti perché era quello appunto che ci stava. E ho optato per la cassettiera e non per il fasciatoio, perché comunque nel momento in cui non ci servirà più come fasciatoio, perché con Mattia l'ho utilizzato fino a circa il quarto mese, dopo no perché era diventato troppo pericoloso, e l'andrò a utilizzare appunto come cassettiera per contenere le loro cose e anche le nostre. E vi stavo dicendo appunto che è la cassettiera Malm di Ikea, e costa intorno, mi sembra di averla pagata, 99 euro, cioè sia tre cassetti che a 4, e c'è di varie dimensioni. E vi lascerò di tutti i prodotti di cui vi parlo, se mi ricordo, i link poi giù in info box se siete interessati all'acquisto. La cassettiera Malm di Ikea però ovviamente non aveva i pomelli, quindi è così. I pomelli li ho acquistati io separatamente su Amazon, Giorgio poi ha fatto i buchi col trapano e li abbiamo appunto inseriti, e abbiamo scelto gli stessi pomelli che siamo andati poi a posizionare sul mobile. Li ho scelti così perché appunto vanno a richiamare il colore del nostro bagno, che è bianco e legno, e ve li faccio vedere da vicino, sono fatti così. Poi invece abbiamo preso il fasciatoio vero e proprio, questo è della marca Hack, penso si pronunci, e l'ho preso su Amazon, mi sembra di averlo pagato intorno ai 70-80 euro. Non ho scelto i fasciatoi che si vedono tantissimo ormai sui social, quelli con la struttura in legno e dove va messo appunto poi il cuscino per il fasciatoio, per due motivi: per il costo e per lo spazio che vado ad occupare, ora vi spiego perché. Il costo, perché comunque bisognava prendere una struttura appunto in legno che si trova su Amazon, che mi sembra che costa intorno ai 50 euro. Questa struttura, vabbè, oltre a costare 50 euro, fa sì che il nostro mobile venga in avanti di 20 cm. Quindi uno, la cassettiera avrebbe occupato più spazio e sarebbe rimasto dietro un buco, quindi andava comprato un altro mobile apposito da inserire dietro che costava altri 30-40 euro. E in più appunto il cuscino, quindi veniva poi a costare un sacco di soldi, a me non serviva avere un mobile dietro. La cassettiera dopo veniva troppo ingombrante, quindi ho optato appunto per questo fasciatoio, che è in schiuma, quindi è super morbido, è super facile da pulire, e è bello rigido, comunque non si sposta perché è bello pesante, in più poi ci sarà il peso del bambino, e soprattutto non mettendo strutture eccetera sono sicura che la cassettiera non si va a rovinare. E quando non ci servirà più, con un semplice gesto possiamo semplicemente toglierlo, e inoltre mi basterà eventualmente, se mi serve in un'altra camera, prenderlo e portarmelo dove mi serve. Questo ovviamente potete farlo anche con l'altro, utilizzando solo il cuscino, con l'altro cuscino fasciatoio intendevo, e quindi appunto ho optato per questo qua. C'era di altri colori, io l'ho scelto così perché appunto va a riprendere i colori del bagno, come vi dicevo prima, il mio colore è color sughero se non ricordo male. Poi qua ho una scatolina, questa cesta me l'aveva regalata mia mamma, quindi non so dirvi dove l'ha presa, l'ha presa in un negozio penso qua della mia città, e non so dirvi il prezzo. All'interno ho inserito i pannolini, alcuni pannolini e i quadrotti in cotone, questi perché li utilizzerò all'inizio per il moncone ombelicale e poi anche come per pulire il culetto, per non utilizzare subito le salviette, e appunto i pannolini. Come pannolini io ho preso questi della Loopilu, che è la marca di Lidl. Perché ho preso questi? Perché con Mattias io ho utilizzato questi. Mattias ha avuto diversi problemi di arrossamento del culetto quando era piccolo, abbiamo cambiato tantissimi pannolini, e gli unici che hanno funzionato sono quelli della Pampers, i progressi solamente però, e questi qua appunto della Loopilu, che si trovano da Lidl, e sono molto simili ai Pampers, e come Pampers hanno anche questi la striscetta che si colora per farvi capire che il pannolino c'è della pipì, insomma, e va cambiato. Inoltre sono una delle poche marche ad avere la taglia newborn per i bambini
più piccolini, diciamo, perché Mattias, come vi ho detto anche prima, era nato prima, pesava poco, quindi tutti i pannolini erano grandi, e questi invece vanno dai 2 ai 5 kg ed è la taglia 1. Poi c'è la taglia successiva che, come gli altri, è dai 3 ai 6 kg, ma se un bambino è più piccolo appunto dei 3 kg, gli altri pannolini risultano enormi, quindi appunto è per quello che io ho acquistato questi. Di qua, come vi ho fatto vedere prima, in questo contenitore che già avevo, che avevo preso se non ricordo male da Casa Shop, ho inserito i cotton fioc che utilizziamo anche per Mattias. E di qua invece ho messo queste due scatoline che sono sempre di Ikea, della linea Variera se non ricordo male, le ho da un sacco di anni, e i prodotti per lavarlo per il cambio pannolino. Io ho optato per questi di Neoveda che ho trovato all'MD, e c'è lo shampoo, il detergente e la crema protettiva. Come vedete hanno il 98, il 97 e il 96% di ingredienti di origine naturale. Ora vi faccio vedere l'organizzazione vera e propria dei cassetti molto velocemente. Allora, nel primo cassetto io ho optato per mettere tutte le cose che servono appunto per l'igiene del neonato. Quindi abbiamo qua mussoline piccoline che mi serviranno all'inizio da mettere sulla spalla per evitare i rigurgiti. Mussoline un po' più grandi che metterò sul fasciatoio. Dietro ho dei teli mollettone che aveva fatto mia suocera, che anche questi io li utilizzavo con Mattia sul fasciatoio se dovevo appoggiarlo da qualche parte. Poi di qua ho messo gli accappatoi. All'interno di questo sacchetto c'è invece la catenella per il ciuccio che vi ho fatto vedere prima, magari adesso ve la faccio rivedere. Allora, l'ho scelta io, ho fatta così, e l'ho acquistata sul sito di una ragazza che ha anche un canale YouTube, lei si chiama Carmen, e il suo canale si chiama Our Life Blog, se non ricordo male, e realizza anche queste cose, ha una pagina Instagram, se mi ricordo ve la lascio appunto linkata giù in info box. Ho scelto io il nome, i colori e anche tra varie che lei aveva quale mollettina appunto inserire, e ho scelto appunto il Re Leone. Quindi appunto questa. Poi qua ho inserito altri pannolini. Di qua ci sono tutte le cose che possono servire per i lavaggi nasali. Questo qua è il termometro per quando gli farò il bagnetto, altri cotton fioc, la spazzolina e il pettine. E qua ci sono le forbicine e le spazzoline e il pettine di Lucas, perché queste qua sono quelle di Mattias. Qua ho messo tutti i bavaglini, un'altra confezione di salviette e delle creme che utilizzo per Mattias, così ce le ho portate di mano. Qua ho le salviette, quelle da utilizzare a casa, e queste qua sono quelle più piccole da viaggio. Anche queste sono di Lidl, anche queste le usate per Mattias e mi sono sempre trovata benissimo. Di qua invece ci sono i telini per il cambio, che adesso non li apro perché altrimenti dopo diventano più ingombranti e è un casino richiuderli. E sono dei teli assorbenti che si utilizzano appunto per il cambio pannolino, soprattutto all'inizio, perché quando voi cambiate il pannolino, per lo sbalzo di temperatura, appena voi l'aprite, solitamente i bambini appena nati fanno pipì, e quindi è comodo avere qualcosa di assorbente, e questi appunto sono dei teli assorbenti. Qua invece ho messo i calzini e le manopoline, e quindi questo è il primo cassetto. Nel secondo cassetto invece sono andata a inserire tutti i vestitini, bodini, cappelli e cose varie. Allora, qua ho inserito tutte le cose, diciamo, taglia zero, fino a 50 cm, quindi body. Ho inserito sotto anche, sotto questi body, dei vestitini in ciniglia, perché quando era nato Mattias faceva freddo e c'erano serviti, quindi per sicurezza li ho lavati, li ho stirati e li ho messi appunto qua. Di qua invece ci sono dei pigiamini, un completino che gli aveva fatto mia suocera, che avevo già fatto vedere, e degli altri completini invece per uscire. E qua ci sono solamente un paio di gattine, perché comunque inizialmente secondo me quando i bambini sono tanto piccoli sono un pochino scomode da mettere, quindi non ne avevo tante, non ne ho neanche acquistate delle altre. Di qua invece si passa alla taglia successiva, che è quella appunto 03 fino ai 56 cm, e qua ci sono sia i completi per uscire e sia dietro invece i pigiamini. Comunque vi ho fatto vedere prima, qua ho tutti i cappellini, qua tutti i body in taglia appunto 56,
E di qua invece ci sono delle magliette che possono andare bene con le gattine che ho messo qui dietro in questa scatolina. Un cassetto al momento invece è un cassetto adibito per le cose di Mattias, dove mette il suo pigiamino, ci sono i suoi accappatoi e qua c'è una scatola con vestitini un po' più grandi che ho lavato e stirato, come vi dicevo, un po' pesanti perché appunto, come vi dicevo prima, se dovesse far freddo appunto questi qua sono lo 03, quindi 56 cm, un pochino più pesanti. Queste scatoline che mi avete visto riempire prima perché mi stavo dimenticando le ho prese sempre da Ikea e si chiamano Scoob, ma ci sono, si trovano anche su Amazon se siete interessati, e appunto sono molto comode secondo me per organizzare tutto. Lì invece c'è la vaschetta, che è una vaschetta salvaspazio richiudibile col cuscino, che ho preso sempre su Amazon. Vi lascio il link anche di quella se volete andare a vedere se siete interessati. Ho preso quella lì perché appunto è molto comoda secondo me, e posso andarla a posizionare dove voglio, e ha inoltre le gambe, quindi non verrebbe troppo bassa, per evitare di avere delle vaschette grandi che dopo in casa non si sa mai dove tenere, e quindi appunto ho preso quella lì, anche se noi di spazio in realtà ne abbiamo, ma meno cose ho in giro e meglio è per me, e quindi abbiamo optato per questa qua richiudibile. Tra l'altro il cuscino è morbidissimo, è fatto con quelle palline in polistirolo e è super comodo secondo me. Comunque poi la testerò con Lucas e vi farò sapere. Quindi questo è tutto, adesso manca solo Lucas, lì vedete il tappeto perché l'ho appena lavato e quindi l'ho messo lì ad asciugare. E appunto questo è sono state le nostre scelte per il fasciatoio e per l'organizzazione dei vestiti del piccolino. Ovviamente in cameretta abbiamo degli armadi, abbiamo, avendo una casa comunque abbastanza grande, io ho tanto spazio quindi non posso lamentarmi, e quindi anche se qualcosa non ci stava qui nel fasciatoio comunque ho l'armadio dove poter riporre insomma le altre cose. Però penso che comunque con un fasciatoio del genere, se si ha lo spazio in bagno, riuscite comunque a farci stare tutto quello che occorre per cambiare il bambino e per il suo igiene. Nulla, io penso di avervi detto tutto. Se mi sono dimenticata qualcosa o volete sapere altro, scrivetemi giù nei commenti, appena vi leggo, come sapete, appena riesco, io cerco sempre di rispondere a tutti, anche se penso che nei prossimi mesi non sarà poi così semplice rispondere, però sicuramente a coloro che mi faranno delle domande cercherò appunto di rispondervi. Niente, io spero appunto che questo video vi sia stato utile, di compagnia, e come sempre vi ringrazio per il vostro immenso affetto, e anche nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i miei prossimi video e lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Ciao!